Bentornati allo stadio Renato Curi di Perugia. Siamo nell'intervallo di Perugia-Lecce, gara della 34esima giornata, la quindicesima di ritorno di Serie B. 1-1 il parziale del primo tempo, i gol di Lamantia al 38esimo minuto, 16esimo centro per l'attaccante del Lecce, il decimo nelle ultime 11 partite. In queste ultime 11 gare ha servito anche due assist. Lamantia dunque ha preso parte attiva a 12 gol del Lecce al rientro dopo aver saltato la gara con il Carpi per squalifica. Poi al 44esimo il pareggio di Falserano sull'assist di Vido, per lui secondo gol con la maglia del Perugia, il primo al Curi dopo quello realizzato a gennaio ad Ascoli. Squadre che sono ancora negli spogliatoi e continua a piovere abbastanza insistentemente sul Renato Curi. Andrei a bordo campo da Lucio Micheli. Sì, perché se possibile l'intensità invece della pioggia è aumentata, quindi non credo sia a rischio la partita perché il manto regge, l'abbiamo detto più volte, molto bene. È davvero un colpo d'occhio eccezionale qui a Perugia, però è altrettanto vero che insomma, la pioggia sta mettendo in gravi difficoltà le due squadre perché il terreno è sempre più scivoloso. Io ho visto i movimenti delle due squadre in panchina, non credo che ci siano sostituzioni in questo avvio di ripresa, anche se magari fra qualche minuto parleremo dei primi cambi. Allora, squadre che sono appena rientrate in campo, anche i due tecnici guadagnano le rispettive panchine. Il Lecce non batte il Perugia dal 11 aprile del 48, dunque da 71 anni e 11 giorni. Aveva vinto tre delle prime quattro sfide giocate in Serie B, tre vittorie del Lecce e un pareggio nelle prime quattro sfide in Serie B tra le due formazioni, e poi invece nelle ultime 11 ci sono state quattro vittorie del Perugia e sette pareggi. Lecce che tra l'altro ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro trasferte quest'anno in Serie B, per il resto tre sconfitte. Quella di Cremona che abbiamo già ricordato e poi prima del pareggio con il Crotone, le sconfitte anche a Palermo e a Cittadella. Lecce che non vince in trasferta dal 26 gennaio a Salerno. Batterà il calcio d'avvio della ripresa il Perugia, che in questo secondo tempo attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Dunque non ci sono cambi, confermati 22 giocatori in campo dall'inizio. Perugia con Gabriele in porta, poi Rosi, Cremonesi, Ghiomber e Mazzocchi nella difesa a 4, Falserano, Bianco e Dragomir a centrocampo, Verre alle spalle delle due punte Vido e Melchiorri. Per quanto riguarda il Lecce, mentre inizia il match, per quanto riguarda il secondo tempo, con appunto il calcio d'avvio battuto dal Perugia che perde subito palla, regala la rimessa laterale a Lecce. Lecce con Vigorito in porta, nella difesa a 4 da destra a sinistra Meccariello, Riccardi, Marino e Venuti, a centrocampo Maier, Taxidis e Petriccione, in avanti Mancosu e poi Falco e Lamantia. Qui c'è a terra proprio Lamantia, ha ricevuto un colpo, allora il Perugia sportivamente mette il pallone in Sì, ma fallo devo dire laterale. però che è stato onesto a chiamare proprio Rosi e a dire al suo giocatore di mettere sportivamente fuori il pallone, quindi massimo fair play. Abbiamo rivisto il contatto fortuito con l'avversario, con Cremonesi. Ora il pallone è stato restituito al Perugia, che proprio con Cremonesi allarga a sinistra per Mazzocchi, che torna dal suo compagno che gli aveva servito il pallone. Cremonesi gira per il 32 Ghiomber, poi palla che passa per i piedi di Verre, che ha ricevuto da Rosi, prova a scambiare con Falserano, l'autore del gol del pareggio, ma il Lecce ha recuperato palla. Qui non si intendono gli attaccanti del Lecce e allora può ripartire il Perugia con Bianco. Rosi, pallone ancora per Ghiomber. Cremonesi, porta palla. Poi allarga per Mazzocchi sull'accenno di pressing di Falco. Mazzocchi ancora per Cremonesi. Ghiomber scivola al momento del lancio, il pallone
viene intercettato da Dragomir, che poi va a commettere fallo, però ai danni di Falco, dopo averlo controllato male, esserselo allungato un po'. Stiamo rivedendo nel fallo di Dragomir ai danni di Falco. Petriccione scambia con Mancosu, ancora Petriccione per Benuti, Mancosu ricomincia da Marino, all'indietro per Vigorito, anche lui come la Mantia al rientro dalla squalifica, lui era stato espulso a Cremona. E poi pensa di essere in fuorigioco Vido e dunque non va sulla verticalizzazione di Bianco. Può ripartire il Lecce. Maier, Falco, poi perde palla Mancosu, l'ha recuperata Falco per il Lecce, va un po' a complicarsi la vita invece di allargare a sinistra per Venuti, ma guadagna comunque un fallo. Taxidis batte il calcio di punizione subito per Bianco. Maier, poi il pallone giocato da Mancosu direttamente tra le braccia di Gabriel. Parte il Perugia con Rossi fermato regolarmente da Petriccione, che ha preso il pallone, si lamenta Rossi. Taxidis, ancora Petriccione, larga a sinistra c'è Venuti. Petriccione vuole andare al cross, troppo lungo per Mancosu, la presa sicura di Gabriel che serve Bianco. Rischia Bianco con la verticalizzazione e infatti il pallone per un attimo recuperato da Maier, ma poi Berre per il Perugia, prova questo lancio troppo lungo per Vido. Riccardi porta palla, serve Falco, Meccariello, ancora Riccardi, si fa vedere il Taxidis, vuole dettare lui i tempi di questa azione del Lecce. Marino, Petriccione, Venuti, ancora all'indietro per Marino, scambio con Maier, aveva servito l'assist per il piatto destro di Mancosu che aveva costretto Gabriel alla deviazione in calcio d'angolo, e poi sugli sviluppi di quel corner è arrivato il gol di Lamantia sul cross di Falco. Falco in possesso di palla, ora Taxidis, ottimo il pallone a destra per Meccariello, Meccariello il traversone leggermente troppo lungo per Lamantia, ma la palla ancora in gioco, recuperata da Petriccione mentre Lamantia si lamentava con Meccariello. L'errore di Petriccione, ottimo intercetto da parte di Falserano, ma poi c'è il recupero da parte di Venuti e poi il Perugia che ancora recupera il pallone. C'è il giocatore del Lecce a terra, ma si continua a giocare con Verre, cerca lo spiraglio per il tiro, deve rinunciare Vido, il cross di Vido sul secondo palo, va un po' in affanno la difesa del Lecce, ma poi lascia scorrere sul fondo per la rimessa di Vigorito. La Patricione si rialza, ma zoppica vistosamente. L'indicazione di Liverani, che ha chiesto ai suoi giocatori di essere più ruvidi quando si tratta di andare a fare i contrasti e di non entrare morbidi come ha fatto il numero 4, che si è andato a fare male in un contrasto di gioco che definiamo normale, tra virgolette. Che abbiamo rivisto, contrasto con Melchiorri. Il rinvio di Vigorito, ancora il contrasto tra i due numeri 8 stavolta, tra Mancosu e Bianco, il capitano del Perugia aiutato dal capitano del Lecce a rialzarsi. Mazzocchi affrontato da Maier, Mazzocchi lo salta molto bene, ancora salta anche Taxidis che lo mette giù, c'è calcio di punizione per il Perugia quando siamo al settimo minuto del secondo tempo, risultato sempre fermo sull'1-1. Verre vuole andare alla battuta del calcio di punizione, poi si allontana però e sul pallone rimangono Falserano e Dragomir. Andare Falserano con il destro, due uomini in barriera, quadrato Falserano,
Parte lui, il traversone tagliato, il colpo di testa che rischia l'autogol da parte di Riccardi. Aveva colpito di testa per allontanare il pallone fuori dall'area, invece ha colpito male, l'ha mandato in calcio d'angolo non distante dalla porta di Vigorito. Il cross di Dragomir, palla allontanata di testa, recuperata per un attimo da Berre, ma è ancora la mantia, era stato lui a liberare l'area. Il pallone per Taxidis, il tunnel di Taxidis, poi palla per Falco, si propone a sinistra Mancosu, Falco si attarda col pallone tra i piedi, guadagna fallo, ma spreca l'opportunità di una ripartenza sulla sinistra, c'era spazio per Mancosu. Stiamo rivedendo l'intervento falloso di Falserano. Taxidis, la battuta del calcio di punizione, largo a destra per Meccariello. Riccardi dentro, non c'è nessuno dei suoi, ha allontanato Ghiomber direttamente in fallo laterale perché Meccariello ha lasciato scorrere. Rimessa con le mani di Meccariello per Mancosu, Vido gli strappa il pallone, poi lancia Melchiorri che è più veloce di Riccardi, pallone ad uscire, la traiettoria del pallone la recupera Melchiorri, Berre dentro per Vido, una serie di rimpalli, poi il pallone che arriva tra le braccia di Vigorito, ovviamente non si trattava di un retropassaggio volontario. Qui c'è la protesta di Vido che chiede un fallo di mano in piena area. Taxidis, Maier, Petriccione, se c'è stato fallo tocco di mano comunque si è trattato molto probabilmente, quasi sicuramente, di un tocco involontario perché il pallone appunto è schizzato in mezzo a quattro giocatori, poi è stato recuperato da Vigorito che l'ha fatto suo con le mani, appunto non è... essendo un retropassaggio volontario ha potuto prenderlo con le mani. Meccariello, il cross sul secondo palo per Petriccione che scivola, non trova il pallone, poi la mantia per Falco, il gol di Falco che la piazza alla destra di Gabriele, nuovo vantaggio del Lecce al decimo del secondo tempo con il sinistro chirurgico di Falco. C'è la grande festa dei salentini presenti in curva, diciamo, dicevamo, di questi 300 sostenitori che stanno tra l'altro prendendo parecchia pioggia, e c'è la festa anche della panchina e di Liverani che sta continuando a dare indicazioni. Dall'altra parte Nesta se l'è presa con i suoi per queste mancate marcature. Lo stiamo rivedendo, il gol di Falco sulla sponda di La Mantia che dunque ancora una volta è decisivo. 10 gol e 3 assist nelle ultime 11 gare che ha giocato per Falco, è il settimo gol in questo campionato, il secondo consecutivo dopo quello realizzato al Carpi nell'ultimo turno. Tutto da rifare dunque per il Perugia, tra l'altro si tratta del gol dell'ex perché Falco ha giocato a Perugia la stagione scorsa, all'inizio della stagione scorsa, prima di passare poi nel mercato di gennaio della passata stagione al Pescara. Rimessa dal fondo per Vigorito, i fischi del pubblico della curva nord del Perugia, quella dietro alla porta difesa in questo secondo tempo da Vigorito, Vigorito che ha guadagnato qualche secondo di troppo a giudizio dei tifosi del Perugia per effettuare la rimessa dal fondo. Ora Mancosu in area, Mancosu, il pallone all'indietro, la chiusura provvidenziale di Dragomir per il Perugia, si scivola molto come avete visto da quest'ultima azione. Può ripartire il Perugia, in contropiede con Melchiorri, Vido, Vido vuole il destro, Vido si decentra troppo e poi c'è la rimessa dal fondo, sembrava calcio d'angolo a dire il vero, protesta Vido, l'ultimo tocco a giudizio del secondo assistente Scatragli è stato dell'attaccante del Perugia. E invece il commento di Nesta è stato, insomma, avrebbe dovuto darla prima questa palla anche perché si stava inserendo molto bene Melchiorri a centroare.
Sì, Melchiorri aveva dettato il triangolo a Vido, che è stato un po' egoista nella circostanza. Poi ha perso il tempo, è andato, si è decentrato, poi è andato verso la linea di fondo. Alla fine ha perso anche il contrasto con l'avversario. Ora il lancio per Melchiorri, che era partito forse con un attimo d'anticipo, dunque era terminato in posizione irregolare. In ogni caso il pallone non è giunto a destinazione. Il lancio di Meccariello per Maier, che scivola, ma scivola anche Dragomir. Taxidis prova un altro tunnel su Bianco, gli riesce in qualche modo, che vincendo il contrasto. Poi Petriccione per Meccariello, che lascia scorrere per Falco. Di prima molto bene per Mancosu. Mancosu la tua corta nell'area di rigore, poi esce dall'area Mancosu, serve ancora Falco. Le finte di Falco che torna da Mancosu. Si propone anche Meccariello, il pallone per lui. Meccariello è entrato in area. Meccariello prova il destro. Deviazione di Cremonesi in calcio d'angolo. Siamo al tredicesimo della ripresa. Vuole spingere il Lecce alla ricerca del gol del più 2, il gol del 3-1. Intanto Onesta ha parlato con Ferre, si è arrabbiato per mancate, ancora una volta per mancate marcature. Falco ha ricevuto da Petriccione, poi nel contrasto con Ferre alla meglio il giocatore del Perugia. Petriccione contiene in qualche modo Melchiorri, poi Marino per Taxidis, ancora Taxidis, Mancosu affrontato da Bianco all'indietro per la Mantia, poi Taxidis ancora dalla Mantia, non trova compagni a supporto. Allora Petriccione poi allarga per Falco. Maier, poi Meccariello, Taxidis, la verticalizzazione di Taxidis, Petriccione, Mancosu, si sovrappone Venuti, Mancosu prova il tiro murato da Ghiomber, poi Bianco per Vido che protegge palla. Stavolta si è arrabbiato Liverani con Mancosu, avrebbe voluto un'altra soluzione. Ancora una scivolata, stavolta è di Falserano. Maier, Falco, ancora Maier per Taxidis, Falco di prima per la Mantia, che però non aveva la forza, stava mettendo le mani sulle ginocchia, dunque non è scattato sulla verticalizzazione del compagno, era ottima. Ghiomber per Cremonesi. Siamo in zona sostituzioni, anche perché Nesta sta parlando con i suoi collaboratori. Mazzocchi, punta Maier, arriva il raddoppio decisivo di Meccariello, che poi evita l'angolo concedendo solo la rimessa laterale nei pressi della bandierina al Perugia. Mazzocchi con le mani a cercare Bianco, anticipato da Mancosu, generosissimo in questo ripiego difensivo. Mazzocchi per Vido, Vido Verre, fa salire Rosi, palla per Falserano, le finte di Falserano che torna da Rosi, affrontato da Petriccione, poi scarica ancora per Falserano, perde palla Falserano, Falco all'indietro per Petriccione. Lo scambio con Venuti, ancora Petriccione, si ferma un attimo. Riccardi non vuole alzare troppo i ritmi in Lecce, li vuole abbassare un po', è in vantaggio. Mancano 29 minuti più recupero al termine. Perugia 1, Lecce 2, il pallone per Meccariello. Falco, ancora Meccariello. Maier fa girare palla, il Lecce manda a vuoto tutti i tempi di pressione del Perugia. Buona però la circolazione di palla da parte del Lecce, Liverani sta chiedendo proprio questo ai suoi, ovvero non dare punti di riferimento e poi andare ad imbucare quando il Perugia perde i riferimenti. Petriccione perde palla, può partire Falserano, accompagna l'azione a destra Melchiorri, il pallone è per lui, al centro ci sono Verre e Vido, il cross di prima intenzione di Melchiorri troppo lungo, Vido
cerca di tenere il pallone in campo, subisce fallo. C'è calcio di punizione in favore del Perugia, qui un po' ingenuo Beccariello, perché probabilmente dopo il rimbalzo sul terreno Vido non sarebbe riuscito a tenere in campo il pallone, che è schizzato dopo il rimbalzo sul terreno, ma Beccariello ha commesso fallo, ha travolto Vido da dietro con una spinta, dunque ha concesso questo calcio di punizione al Perugia al 18° della ripresa. Mentre piove meno, e questa è una buona notizia anche nell'economia generale della partita. Falzerano e Dragomir sul pallone, c'è solo un uomo in barriera, Maier. Si allontana Dragomir. Parte Falzerano, il colpo di testa di Riccardi, poi ancora, però era in netta posizione irregolare. Qui Mazzocchi, anzi si trattava di Cremonesi, era nettamente oltre, lo rivediamo, la linea difensiva del Lecce, l'unico giocatore all'interno dell'area piccola, dunque si è alzata la bandierina delle guardaline Scatragli. Calcio di punizione battuto da Vigorito. Petriccione, Riccardi che riceve da Marino, all'indietro per Vigorito dal dischetto del rigore. Vigorito lancia a cercare Lamantia, la sponda di testa di Lamantia, palla però recuperata da Cremonesi. Una sola? Bianco, Verre, Rosi, Vido, tocco per Falzerano. Ancora Vido, Falzerano dentro, il colpo di testa ad allontanare di Meccariello in anticipo su Melchiorri. Dragomir, si fa vedere Mazzocchi, Dragomir ci ripensa. Tra poco una sostituzione in casa Lecce, Arrigoni, Marino. E noi ci fermeremo per il primo mini spot. Gyomber, Rosi, tocco all'indietro ora per Gyomber. Cremonesi dal cerchio di centrocampo verticalizza per Verre che non si intende con Bianco, palla intercettata da Mancosu. Maier, ancora Mancosu, sempre per lo sloveno, dentro troppo lungo però per Falco che non riesce ad arpionare il pallone. Allora Mazzocchi. Livarani si arrabbia con i suoi per la qualità, la mancata qualità nel passaggio. Verre all'indietro, ancora per Mazzocchi, Cremonesi, Gyomber nel cerchio di centrocampo, largo a destra per Rosi, viene incontro Vido, Rosi torna dal centrale slovacco. Dragomir allarga molto bene per Mazzocchi, Mazzocchi affrontato da Meccariello, palla dentro per Verre, Verre all'indietro per Dragomir che ha già visto dall'altra parte tutto solo Rosi. Controlla molto bene, poi da Falzerano. Falzerano entra Vido in area, guadagna calcio d'angolo. Vediamo se Sacchi darà l'ok per il cambio, il primo cambio del match. No, vuole prima fare battere questo corner. Falzerano dalla bandierina. Lamantia postato sul primo palo, ma il pallone aveva varcato la linea di fondo prima di rientrare in campo, dunque c'è la rimessa per Vigorito, c'è il cambio e noi ci fermiamo per la pubblicità. Ancora non è ripreso il gioco e ancora non è stata effettuata la sostituzione. Sì, si perde un po' di tempo in casa Lecce, comunque confermato, esce Marino, dentro Arrigoni, le ultime indicazioni da parte di Liverani, cambierà poco molto probabilmente. Liverani però sta chiedendo alla squadra sacrificio e soprattutto saper difendere, ma saper anche attaccare al momento giusto mettendo in moto le punte, in particolare Mancosu. Cambio che arriva al 22° del
secondo tempo con il numero 6 dentro Andrea Arrigoni. Cross preda di Vigorito. Non ha fretta a rinviare il portiere del Lecce, che poi mette giù il pallone. Lancio lungo con i piedi, cercare la Mantia che va a terra travolgendo anche Rossi. Palla recuperata da Arrigoni, che dunque tocca il suo primo pallone, lo fa servendo all'indietro Vigorito. Il lancio ancora di Vigorito per anticipato di testa da Bianco, di testa anche Arrigoni. Pallone che filtra per Melchiorri, fermato Melchiorri da Riccardi, che guadagna anche fallo. Calcio di punizione per il Lecce, ottima chiusura difensiva di Riccardi. Tanto Nesta continua a studiare le contromosse, perché continua a parlare con i suoi assistenti. Penso che a breve vedremo una sostituzione anche in casa Perugia. Calcio di punizione che verrà battuto da Vigorito. Abbiamo superato la metà della ripresa, dunque siamo entrati nell'ultimo quarto di gara con il Lecce in vantaggio a Perugia per 2-1. Rimessa laterale in favore del Perugia. Cremonesi porta palla, poi torna da Ghiomber che gliel'aveva dato. Sugli altri campi Ascoli in vantaggio 1-0 sul Venezia, ha accorciato il Cittadella che ora perde sempre ma 1-2 con la Cremonese dopo lo 0-2 del primo tempo. Poi Cosenza in vantaggio 1-0 sullo Spezia, ha accorciato anche il Livorno, Foggia 2 Livorno 1, 1-1 sempre tra Palermo e Padova e sempre 0-0 tra Carpi e Pescara. Abbiamo detto del successo negli anticipi del Benevento 3-0 a Verona e del Brescia 3-0 sulla Salernitana. C'è un po' di confusione adesso nelle marcature in casa Lecce, Livarani le chiama e in particolare sta cercando di far capire ai suoi giocatori che non vuole assolutamente che il Perugia faccia gioco in questa maniera così facile. Rossi, Falserano, Ghiomber, rischia un po' sulla Mantia con il controllo orientato, poi serve Bianco che si guarda intorno, va da Dragomir che cambia tutto, va a sinistra da Mazzocchi, lì c'è anche Verre che riceve di prima da Mazzocchi. Verre, il cross di Verre, il colpo di testa ad allontanare il pallone da parte di Arrigoni. Poi Falco ricevuto da Taxidis, Falco in mezzo a tre avversari, Dragomir lo trattiene per la maglia e guadagna calcio di punizione Falco, autore del gol del nuovo vantaggio del Lecce. Gol che si qui sta decidendo questa sfida dopo il botte risposta nel primo tempo. La Mantia, Falserano, qui un po' ingenuo Dragomir nel trattenere la maglia di Falco, che Falco era in mezzo a tre avversari. Liverani infuriato chiede ai suoi di palleggiare, non perdere il pallone, non dare ancora una volta riferimenti ai giocatori del Perugia, soprattutto non rischiare. Arrigoni, Riccardi, 26esimo della ripresa. Venuti, Petriccione, va a terra, ha subito fallo, calcio di punizione per il Lecce. Intanto vi do una notizia, che è arrivata la maglia di Sadiq, Sadiq che probabilmente tra poco potrà entrare quindi sul terreno di gioco, sarà il primo cambio nel Perugia. Palla giocata all'indietro da Ghiomber per Gabriel, poi Cremonesi e ora Bianco, anzi Dragomir. Ghiomber, l'apertura troppo lunga per Mazzocchi a sinistra, rimessa laterale per il Lecce. La batterà Meccariello. Contro la Mantia, protegge palla, la Mantia la perde, Mazzocchi indietro per Ghiomber. Rossi, ancora Ghiomber, Gabriel sempre per
difensore slovacco. Ora Bianco, è partito ma poi si è fermato per non terminare in fuorigioco Melchiorri. Jomber per Cremonesi, larga a sinistra c'è sempre Mazzocchi tutto solo, riceve il pallone, viene incontro Vido, palla è per lui, palla di ritorno intercettata però da Maier. La mantia messo giù fallosamente da Cremonesi, che deve stare attento perché è anche ammonito. Calcio di punizione in favore del Lecce, calcio di punizione che permette alla squadra di Fabio Liverani, che lunedì prossimo compirà 43 anni, di rifiatare un po'. Allora, per il momento Sadik dovrà attendere perché ha scelto Han, il nordcoreano, ha scelto Nesta, quindi sarà lui il primo ad entrare sul terreno di gioco per rafforzare l'attacco del Perugia. Colpo di testa di Lamantia puntuale per Falco, anticipato però da Gyomber. Allora Rossi per Bianco, si propone centralmente Verre, ignorato dai compagni. Cremonesi, ricevuto da Dragomir, va da Gyomber che sale palla al piede. Ora il pallone per Verre, troppo lungo, non può arrivarci Verre. Palla recuperata da Mazzocchi. La sostituzione sarà Han Vido nel Perugia. Verre. Larga a destra per Rossi che vuole calibrare il cross, non ci arriva per un soffio Melchiorri. Leggermente troppo alto il cross di Rossi, risultato per Melchiorri. Ha già recuperato palla il Perugia, ora ci prova dall'altra parte a sinistra con Mazzocchi. Vido, Dragomir di prima per Mazzocchi, chiede troppo al suo compagno, anche perché il pallone di Dragomir è troppo lungo, viene recuperato da Vigorito. È già pronto il nordcoreano ad entrare, noi ci fermeremo nuovamente per il secondo mini spot. Il rinvio di Vigorito, impreciso, lascia scorrere il pallone Rossi rischiando un po', viene spinto da Falco, si prosegue per il vantaggio, facendo Sacchi. Bianco, Dragomir, Mazzocchi, si propone Vido, preso in contropiede però dal passaggio di Mazzocchi, va in pressione Vido a spendere le ultime energie prima di lasciare il campo ad Han. Gyomber, Verre, Vido, ancora Verre, dentro per Melchiorri, palla direttamente tra le braccia di Vigorito. Non esce il pallone, dunque non può entrare l'attaccante nordcoreano. Vigorito senza fretta irrita il pubblico del Curi. Pensiamo a giocare, dice Liverani ai suoi, troppo presto per gestire, manca un quarto d'ora circa. Bianco, partito centralmente Melchiorri, partito anche Verri, poi terminato in fuori gioco. Allora il pallone per Dragomir, a sinistra ancora una volta si propone Mazzocchi, il cross di Mazzocchi, buono per Melchiorri, anticipato molto bene di testa da Arrigoni. Poi Falco può andare in contropiede in Lecce, largo a destra c'è Lamantia che riceve, si propone anche Taxidis, la mantia preferisce Mancosu. Falco cambia tutto, va da Venuti. Petriccione per incontro Taxidis che ricomincia da Arrigoni nel cerchio di centrocampo. Mancosu, Beccariello, poi Taxidis per Riccardi. Petriccione, Petriccione porta palla, termina a terra, c'è fallo da parte di Falserano, calcio di punizione per il Perugia. Ha cambiato Nesta, uscirà Verre, eccolo qua il cambio, e allora noi ci fermiamo ancora per pochi secondi. Dunque con il numero 27 entra in campo Han al posto di Verre, calcio di punizione in favore del Lecce.
Tanta Foggia, il Livorno che era sotto 2-0 ha trovato il pareggio 2-2, vi avevamo dato già conto della rete che aveva accorciato le distanze della squadra toscana. Calcio di punizione affidato a Falco che cerca sul secondo palo Meccariello, il colpo di testa di Ghiomber e poi la palla che termina in calcio d'angolo, non è riuscito Falserano a evitarlo. Tanto il Perugia prepara anche Falasco. Anzi sì, si tratta di rimessa laterale, è riuscito Falserano prima che la palla varcasse la linea di fondo a metterla in fallo laterale, no, è calcio d'angolo. Dunque corner per il Lecce, va Petriccione alla battuta, pallone al centro, il colpo di testa di Cremonesi che anticipa la Mantia che tra poco lascerà il terreno. Tra poco la Mantia lascerà il terreno perché è quasi pronto l'ex Lazio Palombi. Arrigoni chiude su questa ripartenza del Perugia con la coppia Anne Melchiorri. L'avevamo visto un po' sulle gambe la Mantia negli ultimi minuti. Le ultime indicazioni di Liverani per Palombi, ragazzo classe 96, cresciuto nella Lazio, sarà chiamato a dare velocità all'attacco da una parte all'altra del fronte di gioco. Eh sì, proprio domani, anzi tra poche ore ormai, compirà 23 anni Palombi, nato il 23 aprile del 96. Cambio che arriva al 34esimo della ripresa. Mantia decisivo con un gol e un assist. Perugia che prova a sfondare a sinistra con Mazzocchi, fermato da Maier, poi la palla recuperata da Ghiomber, Cremonesi, larga a sinistra ancora per Mazzocchi, il contromovimento di Jan, Mazzocchi va da Dragomir, fermato da Meccariello. Molto ordinata la prova di Meccariello, spostato a destra la difesa a 4 del Lecce, il traversone, il colpo di testa di Arrigoni, poi anche Petriccione di testa, Dragovir mette giù, un po' di controbalzo, serve Mazzocchi, il cross con il destro di Mazzocchi ma sul secondo palo non c'è nessuno, lo applaude comunque Vido. E la rimessa dal fondo per Vigorito quando mancano 10 minuti più il recupero al termine. Lecce sempre in vantaggio 2-1 e Lecce prepara anche Tabanelli, il rinvio di Vigorito, colpo di testa di Dragomir, di testa anche Bianco, Mazzocchi, Falasco tra poco nel Perugia, altra sostituzione. Cremonesi, Mazzocchi, Ann, perde palla Dragomir, poi la recupera caparbiamente e Maier chiude in fallo laterale prima della rimessa, però il cambio, dunque esce. Sì, confermato, un terzino Mazzocchi. Sinistro per un terzino sinistro. Falasco, Mazzocchi. Esce Mazzocchi al suo posto con il 25, Nicola Falasco. Cambio che arriva al 37esimo minuto. Qui protegge il pallone Mancoso, ma Bianco è riuscito a tenerlo in campo. Poi il rinvio di Maier, palla recuperata da Cremonesi. Dragomir. Il cross di Dragomir di testa, Taxidis, poi Riccardi che è in vantaggio su Palombi. Il cross di Falserano che guadagna calcio d'angolo. Tabanelli, Petriccione, la sostituzione proposta da Liverani. Eccola qua, era annunciata dunque. Cambio che arriva quando sta per, si è già scoccato l'83esimo minuto, ma prima
c'è il cambio, dice l'arbitro, prima di battere il corner. Dunque esce Petriccione al suo posto Tabanelli, quindi esaurisce i cambi Liverani. Ernesta parla con il direttore di gara per il recupero. Ancora un cambio invece a disposizione Nesta, vediamo se e quando lo spenderà. Parte il cross dalla bandierina, il colpo di testa di Arrigoni, poi Taxidis per Falco. L'errore grave di Falco perché era in superiorità numerica, in ripartenza il Lecce. Ora Vido per il neoentrato Falasco, il cross di Falasco, il colpo di testa ad allontanare da parte di Meccariello. Poi ancora Falasco dentro, il pallone recuperato da Vigorito che attende l'accenno di pressing di Vido prima di farlo suo con le mani. Il Liverani chiede alla squadra di salire, guadagnare metri, alzare il baricentro. Fuori, sta continuando a urlare fuori ai suoi. Intanto è fuori il rinvio di Vigorito, allora ci sono due palloni in campo ma si continua a giocare, uno è nei pressi della linea laterale, ora entra in campo in raccattapalle per portare fuori l'altro pallone. Si sta giocando con Dragomir che perde il contrasto con Meccariello che poi ha scambiato con Falco. Ancora Meccariello messo giù, poi mantiene il possesso di palla da terra, ma alla fine la perde. Melchiorri, leggermente troppo lungo il lancio per Vido, gli è schizzato il pallone, era in precario equilibrio. Melchiorri che si scusa con il compagno di reparto, il compagno d'attacco Vido. Vigorito, Arrigoni, lancio per Falco, di testa la meglio Falasco. Nesta chiama Sadic adesso. Colpo di testa anche di Mancosu, la rimessa laterale battuta da Falasco, cade Bianco, c'è fallo ai suoi danni, calcio di punizione per il Perugia. Quasi pronto il nigeriano cresciuto nello Spezia, classe 97. Calcio di punizione che verrà battuto da Falasco. Mucchio ai 20 metri. Esce poco... Dragomir tra poco nel Perugia. Parte Falasco. Il colpo di testa. Da parte di Cremonesi. Poi Ian per Evido dentro e c'è l'errore clamoroso di Riccardi. L'errore clamoroso di Rossi, scusate, che si divora il gol del possibile 2-2 sul secondo palo. Si è visto schizzare il pallone all'ultimo. Rivediamo Ann per Vido, palla dentro, è ingannato anche da intervento a vuoto di un avversario. Rossi manda sul fondo. Intanto confermata la sostituzione, è entrato Sadic, le indicazioni di Nesta che vuole un baricentro molto alto, ha chiesto alla squadra sacrificio per cercare il pareggio in questi ultimi 4 minuti più recupero. Lancio proprio per Sadic, di testa Meccariello, arriva Vido, Vido fermato da Arrigoni, poi il pallone per Palombi. Palombi. Poi un intervento brutto, ci sarà il cartellino giallo per il capitano del Perugia Bianco. Che è il quarto ammonito del match, il terzo del Perugia ed era l'unico dei quattro ammoniti questa sera in diffida. Intanto un siparietto qui a bordo campo tra Liverani e Petriccione che si era alzato,
per chiamare appunto il fallo, chiamare un cartellino nei confronti del Perugia. Liverani ha mandato il giocatore a sedersi, insomma, tra gli improperi. E salterà la sfida del prossimo turno contro lo Spezia, in programma sabato al Picco. Fido. Taxidis gli ruba il tempo e il pallone, poi allarga a destra per Mancosu. Maier, Mancosu, Falco si propone, Maier, Mancosu, il cross di Mancosu, Tabanelli mette giù con il petto, ci sono compagni lì a rimorchio per calciare dai 20 metri. Allora si riparte da Falco che entra in area, pesca ancora Tabanelli, la conclusione in scivolata di Tabanelli, la presa di Gabriel, vicino al 3-1 in Lecce, due minuti più recupero al termine. Urla copertura, copertura Liverani. Vido, da vuoto Palombi, poi Rosi per Melchiorri, il cross di Melchiorri, Taxidis allontana, spazza via, ormai pensa quasi solo a difendersi il Lecce, fatta eccezione per quella sull'ultima occasione capitata a Tabanelli. Falasco si accentra, il cross sul secondo palo, Melchiorri, palla fuori di un soffio. Stiamo rivedendo il cross molto interessante da parte di Falasco con il destro sul secondo palo, Melchiorri ha voluto angolare, sarebbe bastato centrare lo specchio nella porta, avrebbe potuto poco da lì, da quella distanza, Vigorito. Saranno 5 minuti di recupero, minuti che inizieranno tra 35 secondi. Falco dentro per Palombi, che è velocissimo, viene fermato da Cremonesi, arriva Mancosu, scivola su di lui anche Han e va dunque commettere fallo il capitano del Lecce. A giudizio del primo assistente è stato Luigi Rossi a segnalare all'arbitro, a sbandierare il fallo di Mancosu. Sì, adesso però si è arrabbiato giustamente Liverani, perché a suo giudizio insomma è stato invertito il fallo. Infatti non sembrava aver commesso fallo Mancosu, sembrava il contrario. Sì, sembrava che sicuramente il giocatore del Lecce era scivolato, gli è rovinato addosso. Qui guadagna corner Falasco, è stato Mancosu a mandare il pallone in calcio d'angolo, sarà proprio Falasco a batterlo. Falasco è entrato 8 minuti dal termine, il cross va a terra, Vido, non c'è palla ai suoi danni, si ricomincia da Gabriel che ha ricevuto da Dragomir, da Falserano porta palla, larga a sinistra c'è Falasco, lui preferisce andare da Anne prova il destro, la respinta poi Sadik, e ancora il miracolo da parte di Vigorito, era regolare la posizione di Sadik, infatti ci sarà calcio d'angolo, si infuriano quelli del Lecce, ma è rimasto giù con la bandierina il secondo assistente e ha visto bene, da questo replay che ci propone Roberto Gambuti abbiamo visto che è partito in posizione regolare l'attaccante nigeriano. Il cross di Falserano, vanno a terra in due del Perugia, uno del Lecce nell'area di rigore, arriva Gabriele ora quasi sulla linea di centrocampo ad anticipare Falco. Vido, il cross, ora un assedio quello del Perugia, prova a romperlo ora il Lecce con questo contropiede con Falco, è partito Palombi,
Può andare l'uno contro uno con Falasco. Falco porta a spasso il pallone, poi allarga per Palombi che punta Falasco. Falasco sceglie molto bene il tempo del tackle, poi Palombi, un fallo di frustrazione su Rossi, occhiataccia di Rossi, l'arbitro dice che si può proseguire per il vantaggio e questo fa buon gioco al Perugia che appunto non vuole perdere tempo. Sì, Nesta chiama in avanti tutta la squadra, in particolare Falzerano deve fare gioco. Il cross e poi Sadic che non arriva sul cross tagliato di Falzerano, bloccato da Vigorito. Qui stiamo rivedendo la conclusione precedente di Han, la deviazione di Maier, la respinta di Vigorito su un pallone che era anche schizzato sull'erba bagnata, quindi un doppio grande intervento del portiere del Lecce. Stiamo rivedendo ancora, soprattutto è stato provvidenziale, bravissimo a rialzarsi e andare a murare con il petto la conclusione ravvicinatissima di Sadic. Calcio di punizione per il Lecce che così può rifiatare. Le ultime indicazioni di Nesta che ha chiamato Sadic a guidare l'attacco, al centro quindi l'attacco, a dare profondità alla squadra con Melchiorri largo a destra. Sadic di testa, la meglio Meccariello, ma arriva Falasco che va da Falzerano. Falzerano torna da Falasco, si propone Anne, il cross Falasco con il petto, Tabanelli, poi viene messo giù da Bianco, c'è calcio di punizione per il Lecce, viene travolto da Bianco che protesta, però qui il fallo è netto. Un ippon di Bianco ai danni di Tabanelli. Calcio di punizione che verrà battuto da Vigorito quando siamo entrati nell'ultimo dei 5 minuti di recupero concessi da Sacchi. Vigorito. Sì, è stato allontanato uno degli accompagnatori del Perugia per protesta adesso. Vigorito si rifiuta di battere perché sostiene che Vido non sia a distanza regolamentare. Palla recuperata da Falasco. C'è tempo per un ultimo assalto del Perugia. Falasco sbaglia tutto, regala il pallone a Maier, poi Falco ha già visto Palombi, gli serve un pallone troppo corto e impedisce a Palombi di andare in porta direttamente a tu per tu con Gabriel. C'è un'ultima chance forse per il Perugia, il lancio di Han, il colpo di testa di Taxidis che mette in calcio d'angolo, mancano 5 secondi al termine, qui Vigorito si beccherà il giallo con ogni probabilità per perdita di tempo, no, e allora ci sarà tempo per il corner, qui è stato graziato Vigorito da Sacchi, corner per il Perugia. Ultima chance, è intenzionato a farlo battere l'arbitro, deve però affrettarsi, è salito anche Gabriel, il pallone al centro, proprio verso il portiere del Perugia che però va a commettere fallo sul portiere del Lecce e dunque c'è calcio di punizione per la squadra di Fabio Liverani, è ancora a terra Vigorito, ora si rialza, batterà questo calcio di punizione e con ogni probabilità l'arbitro fischierà alla fine. Eh sì, hanno già iniziato a festeggiare i tifosi del Lecce presenti in curva. Tempo, 5 minuti di recupero che sono scaduti da 50 secondi. Vigorito al rinvio e arriva ora il segnale di chiusura di Sacchi, dunque il Lecce torna a battere il Perugia dopo 71 anni. E spugna il Curi, vince 2-1 e conserva il secondo posto in classifica a meno 3 dal Brescia, anche se con una gara in più, avendo giocato 33 gare rispetto alle 32 del Brescia. Il Palermo che sta pareggiando 1-1, ora a meno 3 dal Lecce. Anche il Palermo, come il Brescia, ha giocato 32 gare, il Lecce 33 perché deve ancora riposare, ma ora le lunghezze di vantaggio sul Palermo sono 3, se dovesse rimanere questo il risultato del Barbera tra Palermo e Padova, ovvero 1-1.
sugli altri campi. Stanno finendo le gare 0-0, finita tra Carpi e Pescara. Il Cremonese ha vinto 3-1 a Cittadella, il Cosenza ha battuto 1-0 lo Spezia. Si gioca ancora a Foggia 2-2 tra Foggia e Livorno, e a Palermo 1-1 tra Palermo e Padova. E si gioca anche ad Ascoli, dove l'Ascoli è in vantaggio 1-0 sulla Venezia. Qui fa festa il Lecce. Noi diamo la linea a Roma. Un saluto e un ringraziamento anche a Lucio Michieli a bordo campo. L'appuntamento è alle 12:30, dopo il TG di mezzanotte, con Zona B, le sintesi di tutti i match di giornata. Grazie anche Energia, Roberto Gambuti, grazie a voi che ci avete seguito sin qui. Fabrizio Tumbarello, un saluto, una buona serata, una buona Pasquetta e buon proseguimento con i nostri programmi.